Hai solo una scelta, Iniesta, Iniesta o Pirlo? Porca. Cioè, erano due giocatori diversi. Devi Iniesta, scegliere. Potevano giocare insieme perché Iniesta giocava da mezzala di regia e Pirlo davanti alla difesa. Certo, ma scegliene uno della mia squadra. Iniesta o Pirlo è dura. Pirlo, posso dire Pirlo perché l'ho allenato, però l'altro tra lui e Xavi, mamma mia, c'era da impazzire, oh. Cioè, mi facevano passare la palla, io quel Barcellona lì me lo sognavo di notte perché in un anno l'ho incontrato 4 volte e il Barcellona Velovero di Santo dove ti pressavano, la palla viaggiava a 1000 all'ora, passava ovunque, dove te ci mettevi i piedi la palla passava lo stesso. Perché poi la differenza è, non vi posso portare a lungo, è che quando la palla va veloce e quando ci metti il piede e non ci arrivi perché la palla è già passata. Cioè, quando ti giochi una squadra meno di qualità, anche se il piede lo metti un po' in ritardo, la palla ti picchia addosso. Quando giochi con le grandi squadre, contro i grandi giocatori, la palla, quando passa la palla a Messi, sembra che il passaggio è semplice. E cazzo, va a 1000 all'ora la palla. Sono tiri piazzati. Pensa cioè, che io per spiegare questo concetto ho detto che la palla era più leggera o più veloce. E poi hanno scritto tutti: Carissa ha detto che in Italia giocano col pallone più veloce, giocano col pallone più leggero. Cioè, come se. Ma è una cosa. Cioè, ho detto, sì, è passato.